Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi affrontiamo un argomento per me fondamentale, spesso fonte di domande. Essenzialmente, quanto deve essere basso il testosterone per iniziare una terapia sostitutiva, una TRT? La TRT cos'è? È una terapia che va a rimpiazzare, a riproporre in maniera esogena il testosterone che noi uomini stiamo producendo in maniera ridotta. Cosa succede? Che durante il percorso della nostra vita, quando ci avviciniamo ai 40-50 anni, il nostro sistema ormonale tende a variare. Conosciamo tutti la parola menopausa nella donna, dobbiamo considerare che esiste anche la parola andropausa per l'uomo. Spesso l'andropausa o la sindrome da basso testosterone legata all'età, poi ci sono vari acronimi inglesi che identificano questa non patologia, ma percorso parafisiologico. E si accompagna appunto a un calo di testosterone che di riflesso può dare stanchezza psicofisica, ridotta concentrazione, ridotto entusiasmo, calo del desiderio, calo della libido che si accompagna chiaramente a erezioni meno presenti e valide, una riduzione di quello che è il nostro tono, la nostra efficienza, la nostra euforia o gioia di vivere, non sempre in quadri di depressione, però sicuramente con una riduzione della nostra energia psicofisica. Quindi è importante dosare il testosterone. E cosa succede? Che in un normale prelievo, ad esempio, se io chiedo a un paziente di eseguire il testosterone, il paziente fa il testosterone e il suo livello è 3,5. Visto, non voglio dire da chi di non competenza, però dal medico che non si occupa in maniera elettiva dell'equilibrio ormonale dell'uomo, vedendo i risultati, la tabella ci dà che il normale è fra 2 e 8 e quindi dice hai 3,5, stai benissimo. Per cui dice ok, allora non è un problema di testosterone, mi ha detto anche il medico che sto bene. Non è proprio così. Innanzitutto dovremmo sapere da dove partivamo, perché se io ho un testosterone di 800 e adesso ho 250, anche 350, anche se è nella norma, ma c'è stata una riduzione di 2/3 del mio testosterone. In più si è visto, ed ormai per chi si occupa di questo argomento è un pensiero comune, che il testosterone sotto a 400, 4, dipende dalla misura dalla scala di misurazione, cerco di, diciamo così, rendere i numeri più semplici, consideriamo quindi 200-800 o da 2 a 8, un testosterone sotto a 4 o 400 rispetto a quello che leggiamo inizia a essere un testosterone basso, addirittura per alcuni sotto 450. Questo vuol dire che non dobbiamo dire tutto ok, non ci sono problemi, è un testosterone che inizia a essere basso e se si associa a una sintomatologia da carenza di testosterone diventa a questo punto obbligatorio, in primo, cercare di far sì che il testicolo riprenda la sua funzione, quindi contrastare inizialmente questa situazione e poi, se non ci riusciamo, iniziare a fare una terapia sostitutiva. L'obiettivo è di tipo funzionale, di tipo non dico estetico, ma di benessere, per cui è sicuramente un percorso che può e deve essere fatto. Quindi diciamo che se vogliamo darci obbligatoriamente un numero, il testosterone sotto 4, sotto 3,5 inizia a essere un testosterone basso che deve essere valutato con il proprio andrologo o endocrinologo e sicuramente sostituito. Oggigiorno ci sono vari modi per assumere testosterone per la TRT, possono essere vie di utilizzo classiche iniettive, ma secondo me è molto più semplice nell'utilizzo e nella gestione anche l'uso del gel. Ci sono testosteroni propionato al 2% che vengono applicati sulla pelle sotto forma di gel quotidianamente o delle compresse sublinguali. Qui entriamo nel mondo degli ormoni bioidentici, interessantissimi. Dalla molecola vegetale si sintetizza l'ormone identico a quello del corpo umano, ma privo probabilmente degli effetti collaterali degli ormoni sintetici. Direte, ah, hai detto effetti collaterali, allora non fa benissimo. Tutti i farmaci hanno effetti collaterali. Io scherzando dico che anche la ciliegia può averli se mi va di traverso. Testosterone, quando lo assumiamo, specialmente in TRT, deve essere comunque monitorizzato sul livello degli estrogeni che derivano dall'aromatizzazione del testosterone, i livelli anche dell'asse, anche se in TRT ci interessa di meno, FSH e LH. Sicuramente la funzione epatica, l'assetto lipidico e l'ematocrito. Questi sono esami che se siamo in TRT ogni 3 o 6 mesi dobbiamo sicuramente fare. Quindi, per completare la domanda, quali sono i valori a cui dobbiamo fare riferimento? Perché il medico mi ha detto che è tutto nella norma. Consideriamo che al di sotto di 4, di 3,5 inizia a essere un testosterone basso. Anche nei congressi
di andrologia degli ultimi 1 o 2 anni si è parlato di questo argomento e per diciamo, le linee guida un 3,5 è ufficialmente un testosterone da 3,5 in giù basso. Se ci rifacciamo le vecchie leggi che autorizzavano la prescrizione nell'ipotestosteronemia e nell'ipogonadismo, andiamo su numeri chiaramente irraggiungibili. Si parlava di ipotestosteronemia da 1,5 in giù, quindi l'ipogonadismo, la persona che ha avuto sofferenza testicolare, criptorchidismo, traumi, problematiche di orchiepididimite in giovane età, ma questo è un quadro di ipogonadismo. Noi parliamo del calo di testosterone nell'età adulta, quindi quel quadro chiamiamolo di ipogonadismo, ma veramente relativo all'età, sicuramente meno aggressivo, che però deve avere un riferimento. Quindi se il mio paziente ha 700 di testosterone, non posso pensare a una terapia sostitutiva, poi lui è libero di scegliere una terapia ormonale per un suo benessere, per motivi estetici, nessuno lo vieta. L'importante è che non si utilizzi nello sport come doping, allora lì diventa pericoloso per la persona e per il medico prescrittore. Però, per quello che riguarda una terapia nella gestione dei sintomi dell'andropausa, quando iniziamo ad avere un testosterone al di sotto di 4 o 3,5, 400, 350 nell'alta scala di misurazione, ebbene, iniziare a pensare a una terapia sostitutiva, oggigiorno facilmente reperibile e gestibile con il proprio andrologo di riferimento. Con questo vi saluto, era un piccolo video che volevo fare dedicato a questo argomento ancora non chiaro, almeno abbiamo dei numeri a cui riferirci. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.